Ciao amici! Il trucco ha sempre fatto parte della vita della donna. In un certo periodo un semplice rossetto poteva cambiare tutto su un viso. Al giorno d'oggi le cose sono cambiate e il trucco è diventato tutta un'arte, allo stesso titolo dell'arte del parrucchiere. Mentre trascorri ancora tutto il tempo a guardare i video tutorial per riuscire finalmente a tracciare questo maledetto eyeliner, altre persone riescono a fare autentici capolavori, e non è necessariamente soltanto per far bella impressione, illusioni ottiche, trucco horror oppure travestimenti. Oggi vedrai che il trucco può essere più che un semplice nascondi imperfezioni. Ecco i 10 trucchi più incredibili. No, non soffri di disturbi della vista, tantomeno di vertigini. Quello che vedi qua è molto semplicemente ciò che viene chiamato il genio. Questo effetto di viso a scatti, tagliato oppure sfregiato, è stato realizzato da questa giovane truccatrice di 31 anni e proveniente da Vancouver di nome Mimi Choi. Bene, siamo d'accordo, siamo lontani dal glamour e dalla seduzione, invece l'effetto è altrettanto impressionante. La ragazza respinge i limiti utilizzando delle tecniche tutte sue per dare questo effetto ottico molto realistico e queste impressioni di viso sfalsato. La precisione del suo gesto è molto semplicemente sconcertante. Potremmo credere facilmente a Photoshop, ma non è affatto così. Viene fatto tutto a mano, con una grande delicatezza. La ragazza utilizza il proprio viso come tela per creare dei quadri ogni volta più sbalorditivi. Ecco una piccola selezione delle sue realizzazioni. Il viso cucito, il viso puzzle, il viso a forma di buco nero, il viso a forma di scacchi. Ma la sua specialità più importante è lo Shoelace Quadruple Eye, vale a dire disegnarsi numerosi occhi sulla figura, è ciò che viene chiamato avere occhi ovunque. Ci piacciono tutti i personaggi dei cartoni animati, che facciano parte dei cattivi o dei bravi. Ebbene, questa truccatrice australiana di 26 anni è talmente appassionata che ama travestirsi in personaggi di cartoni animati grazie al trucco, e l'effetto è semplicemente stupefacente. Spider-Man, Iron Man, la strega di Biancaneve, Biancaneve stessa, la principessa Elsa, Bart Simpson, Bugs Bunny, Garfield oppure la sirenetta. La giovane Catherine si dà alla pazza gioia e non ha visibilmente nessun limite, ama anche travestirsi in personaggi spaventosi, un bel modo di rimanere nel mondo fatato dei bambini. Come trasformarsi in un foglio di carta da srotolare, in un orribile scheletro, in contorsionista oppure in un organismo acefalo? Ebbene, basta molto semplicemente avere il talento di Kika, una giovane youtuber, truccatrice di professione, ma vabbè, per averlo non sarà facile. Kika possiede un dono molto raro, quello di disegnare assolutamente tutto e qualsiasi cosa sul suo corpo, ma anche di tagliarlo o piegarlo senza utilizzare magia. Beh, quasi, perché la sua bacchetta magica è il pennello. Ammira il lavoro. Dimenticati i travestimenti di Halloween sfigati, questi vestiti da streghe ridicoli, questi cappelli grotteschi oppure quelle maschere che alla fine non fanno paura a nessuno. Jodie Steele, una giovane artista e truccatrice americana, ha trovato decisamente molto spaventoso il trucco. Beh, è vero che tra alcune persone truccarsi ha come scopo di non spaventare gli altri, ma in questo caso specifico provoca l'effetto contrario. Jodie Steele è diventata famosa dopo che ha realizzato uno schizzo di Walter White nella serie Breaking Bad sulla sua coscia e che ha pubblicato sul web. Incoraggiata dai suoi fan, la ragazza non ha smesso di fare sempre più realizzazioni, tutte più sorprendenti le une dalle altre, ma il suo stile si orienta di più verso il surrealismo, il fantastico e soprattutto l'horror. I suoi lavori sono molto semplicemente incredibili, quando si parla di talento. Abbiamo tutti sognato di somigliare alle grandi star del cinema o della canzone. Ebbene, questo sogno era anche quello di Marina Mamik, e lo ha effettivamente realizzato grazie al potere del trucco, nome che ha dato al suo canale YouTube. Se alcune persone provano bene o male a realizzare gli stessi trucchi che le loro star preferite, come quel famoso occhio da cerbiatta di Adele, oppure il famoso contouring di Kim Kardashian, ebbene, Monica invece va dritta al punto. Si trucca completamente per somigliare come due gocce d'acqua alle star, e il risultato è scintillante. Da Johnny Depp a Julia Roberts, passando per Michael Jackson, ammetti che è difficile questo, Marina Mamik non ha davvero nessun limite. Allora, prima di pensare al bisturi per soddisfare la tua fantasia di somigliare a Beyoncé o a Eva Longoria, fai un piccolo giro da Marina Mamik, non si sa mai. Vampiri assetati di sangue, alieni e mostri spaventosi, strega dai mille denti aguzzi e demoni da incubi, sono l'appannaggio di Ophélie Treservance, questa giovane truccatrice professionista di 26 anni proveniente dal Belgio. È ciò che potremmo definire come spaventosa di talento, e credimi, è meglio che non ti morda perché di denti aguzzi e appuntiti ne ha una scorta.
ma non preoccuparti, fortunatamente per quelli che la frequentano si tratta solo di denti di plastica polimorfi, una materia che fa sciogliere nell'acqua bollente che dopodiché plasma come desidera. Attacca uno ad uno tutti i denti sulle protesi che fabbrica, prima di truccarli dando loro un aspetto disgustoso e schifoso per metterli finalmente sul suo bel viso. In ogni caso il risultato è spaventoso a più non posso. Conosci l'espressione avere il viso scomposto? Ebbene, questa giovane truccatrice incredibilmente talentuosa ha tenuto ad illustrarsi, solo che qui non è per far paura alle persone. Dain Yoon potrebbe facilmente essere considerata come la reincarnazione di Picasso dei tempi moderni. Grazie alla sua arte eccezionale, proveniente dalla Corea del Sud, Dain Yoon fa parte degli artisti più di moda in questo momento. La sua specialità, i trucchi surreali prevalentemente basati sul viso. Quest'ultimo rappresenta la sua tela, il suo parco giochi. La ragazza ama trasformarsi in opere ridicole e talvolta persino molto preoccupanti. Per il suo trucco, Dain Yoon utilizza dei prodotti speciali, niente rossetto né ombretto. La cosa che utilizza è piuttosto l'acrilica. Riesce ad ammaliare in uno sguardo solo e a creare una vera illusione ottica. Il suo lavoro è peraltro così preciso che ci vogliono numerosi secondi o minuti per poter vedere l'effetto che desidera dare. E per riuscire a fare capolavori del genere, Dain Yoon trascorre ore intere, circa 12 ore, durante le quali si districa tra pazienza, meticolosità e destrezza. Appassionata da piccolissima di arte e di pittura, Dain Yoon ha proseguito i suoi studi nella Scuola delle Belle Arti di Seoul prima di iniziare a praticare la sua passione sul proprio corpo e a pubblicarlo sui social. La giovane coreana dichiara di ispirarsi prevalentemente dalle opere dell'artista Liu Bolin, altra grande icona dell'arte contemporanea che viene soprannominata l'uomo invisibile. Tra riproduzione del quadro famoso di Michelangelo di effetto sfocato oppure divisi in miniature, ammetto di avere un po' gli occhi sfocati. Ti lasciamo ammirare queste meraviglie. Joan Stephens, alias John Mork, è un giovane truccatore professionista brasiliano, residente a São Leopoldo. Ha iniziato a condividere sui social i suoi lavori dal 2017, perché anche lui possiede un talento incredibile, quello di utilizzare il pennello per l'ombretto per dipingere veri quadri e dare vita a creature immaginarie o animali molto realistici. La sua particolarità è quella di realizzare trucchi straordinari sul viso e di piazzarsi successivamente su uno sfondo completamente nero o scuro per avere un reso finale di illusione ottica. Il giovane brasiliano ama specialmente ispirarsi ai trucchi dei vari personaggi che Johnny Depp ha interpretato in film come Alice nel Paese delle Meraviglie, Pirati dei Caraibi e La Sposa Cadavere. Il talentuoso truccatore possiede un marchio di cosmetici di nome Mork Cosmetics, di cui è persino allo stesso tempo artista e ambasciatore. Beh, il suo nome poteva farti avere l'acquolina in bocca, ma appena vedrai di chi si tratta davvero, manderai giù molto presto la tua saliva. Pigeon Pie è il nome di una truccatrice artistica australiana che ha il dono di trasformarsi in creature straordinarie e fantastiche grazie al trucco. Il suo piccolo punto di forza? Utilizzare dei colori fiammeggianti e degli elementi brillanti per un effetto molto semplicemente struggente. Chi avrebbe detto che un giorno dei personaggi fittizi sarebbero diventati così reali? In ogni caso, a vedere il risultato, siamo combattuti tra stupore e terrore. In genere il trucco viene utilizzato per essere più belli, per mascherare le imperfezioni e per far risaltare la bellezza dei tratti, ma in altri casi viene soprattutto utilizzato per farti venire degli spaventi. Sabrina Cruz Castro è una truccatrice professionista americana dotata di un grande talento. È famosa per riprodurre i trucchi di personaggi di serie di fantascienza, tra l'altro è la creatrice del trucco di Turanga Leila nella serie di fantascienza Futurama. Solitamente quando vediamo un personaggio ciclope pensiamo che sia stato fatto per forza grazie ad un software o ad altri strumenti tecnologici di animazione, ma ti sbagli, il personaggio di Leila è l'opera di una mano, e che mano! Per darle vita Sabina Cruz Castro ha innanzitutto preparato un modellino in argilla, a partire dal quale ha plasmato un calco a forma di lattice che servirà di base. Quando il modello ha preso corpo, l'artista le ha disegnato dei tratti utilizzando pittura, un trucco realistico per realizzare ciò che distingue i ciclopi, l'occhio in mezzo alla fronte con ciglia che attaccano. Il modellino è stato successivamente piazzato su un modello per dare al personaggio di Leila uno spirito umano. Ah sì, per quelli che si chiedono come il modello riesce a vedere attraverso la maschera, ebbene, osserva più da vicino. Noterai dei minuscoli fori situati sulle rughe del viso, per una volta che le rughe servono a qualcosa. Allora, cosa ne pensi di questi 10 trucchi incredibili? Quale ti è piaciuto di più? Diccelo nei commenti. Grazie e a presto!